Ci sarà nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste, che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui, gli fa battere il cuore anche a quell'altro. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Saluti in poesia di Agnese Monaco. Eccoci qui, altro venerdì, altra cozza. Qui su Radio Godone, il Rock Night Show del Drago, mi ringrazio per lo spazio di Saluti in poesia con Agnese Monaco. Questa settimana voglio leggervi la poesia intitolata Il pieno vuoto. Sei tu, il mio pieno vuoto, valore di assoluta sabbia, nel cuore perpetuo moto, mentre scalcio di rabbia, repressa dal timore di questo impalpabile amore, mancare affini di presenti, valori piovuti dalla terra, in tregue dove stringi i denti, tra finti sorrisi, sapendo che erra colui che testardamente soffia sul tuo domani e ti graffia, ed intanto mi vesto di qui. Questa è Nel pieno vuoto, sempre contenuta nel libro Cinema Amore, dove non sono io l'autrice, edito dalla Libri Italia, e io mi ringrazio come ogni venerdì di essere stati anche in mia compagnia per questo meraviglioso programma che è il Rock Night Show del Drago, che ringrazio mille e ancora più mille volte per questo spazio dedicato alla poesia che ha il nome, ha il mio nome, che è attaccato con il mio nome, quindi io mi aspetto il prossimo venerdì ricordandovi i miei contatti social su Facebook Agnese Monaco Official, su Instagram Monaco Agnese, su TikTok Agnese Monaco 1, ho scritto il numero, e ovviamente su YouTube Only Agnese. Ovviamente se avete domande, quesiti, sia sulla mia poetica ma anche in generale sulla mia persona, perché scrivo in questa maniera anziché in un'altra, oppure preferisco o prediligo versi sciolti o a stanza piuttosto che magari linee baciate, dipende insomma ovviamente dalla situazione e da quello che voglio raccontare e narrare. Se vi è piaciuta questa poesia, mi raccomando, fatemi sentire e lasciate un vostro segno. Ciao, alla prossima settimana, sempre qui su Radio 1 nel Rock Night Show del Drago. Grazie.